Friedrich Durrenmatt, Giustizia. Congedo solenne, ritorno nell'atrio con il direttore, ancora un breve sguardo all'aereo che rombava allontanandosi. Acquisti al chiosco, Z e National Zeitung. Attraversamento dell'atrio, sempre con il direttore. Ma ora senza degnare di uno sguardo l'arredamento. Ingresso nella Rolls in attesa. Dall'aeroporto alla Kollegerstrasse, due colpi di clacson davanti alla casa dell'ignara vedova, che comparve subito, avevano il tempo contato. Quindi dalla Zollikerstrasse direttamente alla sala dei concerti. Dell'arma nessuna traccia, anche la vedova non aveva notato nulla. La rivoltella si era dileguata. Il comandante fece esaminare con precisione estrema la Rolls-Royce, poi il tratto percorso da Collor, poi la sua villa, il giardino, la stanza della cuoca, l'abitazione dell'autista nella Fairstrasse. Nulla. Il comandante fece qualche ulteriore pressione su Collor, inveì persino, passò all'interrogatorio serrato, invano. Il dottor Honoris Causa lo superò brillantemente, solo Hornus, il giudice istruttore, che riprese l'interrogatorio, finì per crollare. Seguirono proteste da parte del sostituto procuratore. Non occorreva che la polizia e il giudice istruttore fossero così pedanti. Che la rivoltella fosse qui o là non era poi così importante. Continuare a cercarla significava sprecare i proventi delle tasse. Il comandante e il giudice istruttore dovevano rinunciare alla ricerca. E solo in seguito, con Stussy e Lupin, l'arma scomparsa acquisì l'importanza dovuta. Che in questi giorni essa mi infonda una nuova speranza è un'altra storia. Fa parte delle difficoltà della mia impresa. Il mio ruolo di salvatore della giustizia è piuttosto misero, non posso fare altro che scrivere. Quindi, non appena intravedo una remota possibilità di intervenire in modo diverso, di agire in modo diverso. Lascio la mia Hermes Baby, corro la mia macchina, sempre una Volkswagen. Metto in moto e filo via come l'altro ieri mattina, quando mi sono precipitato dal capo. Scusate. Dal capo personale della Swissair. Mi era venuta un'idea, una soluzione geniale. Guidai come in stato d'ebbrezza, fu un miracolo che io arrivassi sano e salvo all'aeroporto e gli altri rimanessero illesi. Ma il capo del personale non volle darmi nessuna informazione, non mi lasciò neppure entrare. Il ritorno si svolse a velocità moderata, tanto che a un incrocio un poliziotto mi gridò se avevo l'intenzione di attraversare la città spingendo la macchina. Mi sentivo di nuovo tagliato fuori dal gioco. Incaricare il detective privato Linard di un'altra ricerca era impossibile, costava troppo e adesso, per come si erano messe le cose, non interessava neanche più. Chi mai vorrebbe darsi la zappa sui piedi? Così non restava altro che provare con Elena in persona. Le telefonai. Era uscita, in città, mi incammino senza una meta precisa, pensando di entrare in tutti i ristoranti e in tutte le librerie.